Ho una cosa di difficoltà, a parte la voce che ho già di tenuta, mi sembra di sentire la loro voce. La vive, un po' spostare, sì, dopo la, la mia revisione della mia voce purtroppo è stata risolta, e sono anche raffreddata. Ma il mio disagio era uno, come cominciare? No, perché anche la parola, qualcuno che non lo fosse magari può immaginare, anzi, il problema è proprio mica. Troppe parole poi fanno male, la gente si smuove ancora, io non so, ho perso 11 genitori da nulla. Qualcuno per la stessa del tempo si è consumato, ma questo vale tutti noi, ognuno c'è i suoi impegni. Però se siamo qua un motivo ci sarà, perché siamo interessati senz'altro, un po' non si pensano di voi, non so tanto come l'obbligo parlamentico della lettera del Presidente, io spero, questa anche questa è necessaria, però. Dice, il mio messaggio è come incitare alla conversazione, perché vorrebbe essere una conversazione, anche se non può essere, perché se non c'è basta che io sono uno e non ho avuto un collettivo, sarebbe un po' difficile da gestire. Ma immaginiamolo come una conversazione, quindi un po' come una foglia e comunichiamo. Bene, anche in maniera giusta, non come se io per perfetti nel tempo all'ultima fine. Una conversazione a due, così. Lettore e autore, presentatore in questo caso e ascoltatore. E dicevo le difficoltà di quale incitare. Avevo già letto il testo, e devo uscire presto, e quindi mi ero preparato a dire delle cose. Ma da ieri sera, con tutti i problemi di oggi, gli studenti, sono impegnato a scuola, gli studenti, l'unione, altre cose, dopo c'è una riunione che stiamo organizzando un gran galà per la cercazione di alunni, ex alunni che dice durante, tanto per sera, come le mamme, quello che interessa, ovviamente, immagino, un gran galà. All'interno della cultura, tra l'altro, cioè musica sì, ma anche con un nuovo personale molto alto. Dicevo, quale incitare? Già ascoltando gli interventi del Presidente Valladino, nella stessa casa, dottra, professoressa, senz'altro, me ne vengono anche due o quattro strade facendo, bisogna fare una scelta nella vita. Come parlavo con l'amico Luigi Mina, le scelte le abbiamo fatte scogliendo anche noi, scegliendo gli scambi degli studi e orientandoci a un'altra attività. E intanto il primo incidente è questo. Chi si è arrivato la foto, o altro problema, perché sicuramente non fare altri livelli, prego solo una cosa. Avete interesse a comprarlo, scusate lo dico, non mi interessa io personalmente, a comprarlo questo libretto. Prima per il contenuto e finalità è divertente, l'ho letto e mi ha divertito, anzi mi ringrazio loro fin da adesso, di la verità, anche perché sono appassionato del libro, forse di libro, ma non questo particolare, queste modalità in particolare, in cui esistono. Ma soprattutto perché il regalato non parla all'autore, non parla di vetture, viene tutto versato a un'associazione regionale della leucemia, questo genere, l'associazione regionale leucemia infantili. Dopo non viene nel protocollo, questo è l'automaggio, il numero questo piccolo che significa le persone più vicine all'autore, lo ringrazio per questo, ma ne comprerò due copie io, dopo. E scusate, non è un invito a comprare un prodotto, perché questo è un prodotto molto elevato, della sua specificità. Piccolo ma grande, come sono le loro finalità. Quindi mi prego, se mi sembra nominare, io vi chiedo solo questo. Se posso avere qualcosa che vi invito non per me, per l'autore, ma per la ricerca del scusate il problema della giornata infantile, va bene? Grazie. Dell'incipiente, come avviare la cosa? E sorridevo prima perché? Sorridevo perché mia moglie, quando è complicata, uscendo di casa, anche se mi è piaciuto la domanda. Io però ho contestato. E ma guardate, il principe della mia moglie, non l'ha detto, se mi dice, non dice, non è sposato, è stato, è nato. E comincia così la risposta. C'è proprio il problema, ho detto, innanzitutto parlando. Io non ce la faccio per la giacca, mi sono fatto così, sto pensando subito. Non è gradevole se il distruttore di sta vicino, insomma, a volte ci informiamo, anche questa parte della roba. È vero che ci vuole dignità per segnarsi, questo è attenzione, ma l'ambito se non fa il monaco, investire in un certo modo, ci identifica appunto nella dignità, nel rispetto che abbiamo, e rispetto non tanto dal vestito, da una maglietta, ma come ci si rispetta, dal regime,
dal decoro del quale ci si presenta, e chiamando tutto il rispetto che gli amici imparati già si crede, la nostra lingua io penso, avendo visto questi amici, il fatto del libro, il fatto del libro, in generale della regione, dove noi già per trovare, ma come fate, già per trovare in una cosa con 42 gradi a Londra? Era una funzione la finalità, quindi aveva ragione perché era una funzione importante. Io facilmente avrei messo la camicia senza cravatta, con la camicia corta, non dico una ragione molto che non sarebbe devoluto, non sarebbe devoluto, chissà perché però accendiamo la donna che è andata come un'altra cosa, l'accettiamo tutti noi e ci ricordiamo alla donna che è la presenza femminile, attenzione all'unità della donna, perché la donna è vista interessante come un in tutti i secoli è così. In Atene, a Roma, in Medioevo, sono stati monumenti di questo, fino alla testa di Lino, che le mani d'amore si prese poca, poca di questo, scusate, è sostanziale nel contenuto, ma che senza rispetto, senza mancanza, con tutto rispetto, dicevo. E la donna per la vita, non diceva la stessa, attenzione, Atene lo volevo citare prima, ma mi viene già adesso, attenzione, la vita Atene è terribile. Noi diciamo la democrazia Atene e tutti i resti, ma dobbiamo approfondire, ma nel concetto di democrazia in Atene, nel concetto di democrazia a Roma, il concetto di democrazia dell'Ottocento, poi finalmente nel 1900 sul resto. Adesso stiamo parlando un po' di più, attenzione, alla monarchia, forse qualcuno se ne accorge. Ma la domanda la volevo che prima la rimessa, non ciò che abbiamo fatto. Io ringrazio l'amico Lucio Luciano, il quale è un po' il nome dell'archeologo, la scavola, la ricerca, mette fuori. L'archeologo magari posso avere grandi realità, grandi archeologi, grandi umanisti, grandi filosofi, eccetera, grandi scoperte, quando c'è da scoprire da tutto, Troia, le antichità greche romane, quelle precedenti ancora, oggi c'è poco da scoprire, no, c'è molto da scoprire, soprattutto nelle piccole cose, quelle piccole cose però che fanno la storia dell'umanità, che tutte insieme fanno un mosaico e poi chi vede dall'esterno, chi vede il tutto, riesce a decodificare i passaggi, contenuti, questa piccola cosa. Ma ringrazio che voi non sapete, io credo che corre nella finale anche la presentazione del libro, io sono avanti del libro, sono andato via poco fa, non riesco a fare che essendo con le attività non ho molto tempo, ma riprenderò senz'altro, vado a caccia delle piccole curiosità. Fino agli anni 70, forse qualcuno di voi ne ci manca a farlo, non lo so, io ho cominciato sulla bancarella tra Piazza Cavalli, via Montenegro, Montenegro, Fantasia di Dai, Portalba e via dicendo. Ma solo dove ci stanno di Dai, dove c'è ancora il bancarella dove avevo la fortuna di vedere riversati a casaccio biblioteche di vecchi premi, morti, prende e reti, qualcuno da cazzano e buttava là. Ho trovato una cosa interessante, non soltanto di un giorno, ma anche proprio curiosa, di curiosità. Tra l'altro ho scelto anche il settore prima del 1817 perché comunque da data c'è una scoperta meglio, c'è l'industria davanti, la carta viene stampata all'ingrosso, in modo industriale finisce la carta, finisce la carta fatta a mano, marcando dei segni della graticola, perché prima viene fatto fuori per fuori, ad asciugare sono cesti. Beh, ci sono appassionati, ma questo scelgo, il tempo a fare cose, sì. Lo penso perché lui della nostra storia passata organizziamo e costruiamo le nostre culture. E poi ognuno di noi, per quel poco che può dare un contributo, mi sono orgoglioso perché resta nella storia. Forse il nostro nome non resterà nella storia, qualcuno si dimenticherà di Franco Iori, non si usciamo, o forse qualcuno 300 anni più voterà fra le carte del 2010-11, eccetera, e troverà forse ancora da qualche parte, forse è la cosa di Milano, non è che si possa intervenire. O Franco Iori, come la gente di Luigi Cantone, ha sentito molto su di me, e ho l'occasione, ho tanti altri, ma io ricordo pure che il Trissino che ha scritto migliaia e migliaia, 10.000 versi sulla cavalli, sui voli di carro, sulle eccetera, e chi c'è il coraggio di andare a leggere quelle cose? Salve che loro lo sforzo, magari vedo come sono. Bene, tornando un attimo a questo intento, è piccolo, ma un contenuto molto diverso, è molto agile. Perché poi si presenta due aule, stavo
fatto noi una presentazione, per poi ho detto prima sarebbero 3, 4, 10, 100, perché? Ma se abbiamo l'autrice donna Vittoria Baldoria, nome Baldoria, non so, diventa un po' comico, già poi comico, non so, dice Assoluta. Poi, in realtà il testo è centrale del triangolo della Vittoria. In realtà questo è il triangolo, che poi ci curiosisce, vediamo anche perché. Ma anche il scrittore, l'uso, che prende la legge e lo ripresenta a modo suo, col suo uso, col suo stile, sul padre, eccetera, 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 ce lo ripresenta. In più c'è l'argomento nel dipinto, e col dipinto è presentato allo stesso caso, nella sua presentazione anche la figura della donna, la donna Vittoria. Chi è? Per il testo non si danno una questa cosa, però mi chiede testo citato, che poi non so perché io mi viene a pronunciare testa, mi viene testa, poi lo vedo andare subito su internet, là esce tutto oggi, anche delle sciocchezze, di solito c'è una base corposa per verificare il fatto di cerchio, no? Anche perché fanno gli studenti che poi non traducono il testo che è volatile immediatamente. Pensando che la parte con l'intro per vedere chi c'è il cellulare da usare, perché si fotografa, si trasmette e si riceve la traduzione. E questa è una vergogna per lo studente, per la scuola e per il professore, che è una forza di punto, perché non si deve questa imbordita città fuori. Un cellulare, tu lo cellulare, ma se il cartello è qua. E vabbè, ma è un sciopero delle parti, diciamo anche un altro. Io per due ore ammetto che c'è qualche studente, se c'è qualche studente in vita con me almeno, non provate a scusare, però devo anche chiedere, non ho mai escluso nessun conto, perché io mi sono sempre fin dall'inizio a portare i tentativi, perché sono da tanti, dopo il problema. All'inizio è stato caso, infatti lo sento, però torniamo a l'inizio ci porta alla luce, ricordo che l'abbiamo fatto nella ci porta alla luce un pezzo della storia del costume, fare suscitare personaggi. E donna Vittoria Baldoria, poi a lui mi chiede sorpresa. Ma c'è un mistero proprio per un attimo, la moda di Giorgio. Abbiamo già sentito, non mi ripeto su questo, come è la luce di Flambo, è stato succedere, però dico, cioè io all'inizio dicevo la moda di Flambo, e non usavo, non come la posizione dell'altro, non mi piaceva sentire bene, non mi capisco, infatti pure se l'ho letto tutto in casa, cioè in realtà basta leggere la moda di Flambo, si capisce subito, poi ho letto chiaramente e mi sono conto della specificità. L'inizio ho presentato anche l'anno scorso la festa del 2009, spero che qualcuno l'abbia letto, all'inizio l'ho comprato, riscoperte della tradizione culinaria della storia antica, cose interessanti, che è una bella mostra nella mia biblioteca. La corta rappresentazione della presenza casa in Spagna, che mi stava anche lui, che ascolta il mio sto tirando, anche se mi sarebbe divertito, diciamo, a citare. Io penso al Vitirano, non so perché, di tutta l'evoluzione storica del Vitirano, mi sono ricordato il Baccarina, il Consumer Flop, poi mi ricordo subito il primo, il secondo, il coro delle lavandaie, la carta cenerente, la persona assaltante che cresce, poi il Vitirano, sapete, i cortei collettivi, ma quella specie di notte, un vecchio pacco, che visto, pacco in più di vivo, la stessa cosa, quindi una cosa di prezza sana, quindi una tendenza di un'allegria, più che la stazione delle rocce, purtroppo avviene con altre droghe, che il vino non è una cosa, il vino è un alimento che di cui non bisogna abusare, con non bisogna usare la pasta asciutta, o di qualsiasi cibo, che qualsiasi cibo diventa droga quando è preso in misura e qualcuno ce l'ha per la pancia, lo sa, un attimo, e sta fuori a problemi, non tutto basta. Quindi non è... E la nostra lezione mi ricorda la storia di Tirando, i dettagli e i corsi di lezione letterale. Il nostro annunzio si sofferma, voglio essere più tecnico, in realtà volevo analizzare su tre aspetti del testo. Io non devo togliere la velocità di andare a venire, per me è stato interessante, non mi racconterò il contenuto, c'è solo un aspetto del giallo, per una vittoria ci sta, non ci sta di casole, dobbiamo essere orgogliosi di una donna casoniale che ha fatto questo, esisteva nell'Ottocento, nel 700, 800, 1800, questa donna Vittoria Baldoria, che è una
dice, di qua non sapete, se è tutto qui. Ma l'autore ha fatto ricerche, poi è andato a leggere quello che scrive, ha provato, riprovato, io leggendo il testo vedo un riferimento a Setta, probabilmente è l'autore che è lo stesso che fa riferimento a sé, poi l'autore che fa riferimento a un testo che conosce, voi chi lo sa? Voi lo sapete un po' di testa. La donna nella cultura, io prima facevo riferimento ad Atene, era quello della democrazia, però mi invito tutti a riflettere su una cosa. Quanti partecipavano alla democrazia ad Atene e chi? Allora, escludete le donne, che l'altro sembra coerentemente ad una visione, lasciamo stare le cose di tutte le latitudini, una condizione di inferiorità, che ognuno con la giustifica molto proprio, non per niente questo. E fino ad ora è esclusa, per tantissimi motivi, non solo la donna è esclusa, ma da chi? Chi? Era democrazia, cioè il popolo partecipava, ma chi? Sì, forse c'era, diciamo, era il primo nucleo, perché stiamo parlando del VII secolo, poi arriva al Solomon, siamo al VI secolo, quindi passano i secoli per determinare una struttura politica, non è così velocissimo. Però Roma è nata nel 726, pare il 16 aprile, non sbaglio, no, il mese d'aprile, non 21 aprile, non so, 21 aprile. Però nel 1700 anni è stata sottoposta agli Augusti, poi finalmente se ne è liberata, poi lentamente si costruisce in Stato autonomo, la polis, e durerà, è democrazia, ma la democrazia è solo chi partecipa, chi è censito, chi ha i soldi, perché dice io lavoro, produco, io ti ritengo mandare. E poi successivamente la prende sulla sua testa, la prova che viene ricca, ma attenzione, il nostro corpo non è fatto solo di testo di petto, secondo la visione. Come diceva Platone, ma con la sua stessa aggiungeva c'è anche il ventre, perché poi i muscoli e quindi gli atti, per cui attenzione, riconosciamo il valore di una rete che collabora con il nostro benessere. Il problema di sempre, anche oggi, le fabbriche, l'operaio, cioè il cadere, il debole che è, il dipendente, il lavoro, il sottoposto, e il padrone o il datore di lavoro, o un ente, eccetera, eccetera. Tutti collaborano, il contesto è proporzionato alla sua parte. Poi, dicevamo la democrazia dei niente è la donna che è presente nel militante, che è presente nel nostro immaginario collettivo individuale. Questa donna che a Roma non ti voglio tutti, attenzione, la donna partecipava ai movimenti pubblici, a Roma pure, ma è però hanno pieno di casi, si dice ancora oggi, no? E l'angelo della casa, in casa, e niente. Poi si inserisce una cosa tante novità. Siamo tutti uguali, tutti uguali, oh, avete la rivoluzione, e infatti avete la rivoluzione sociale, sarebbero domande, e poi mi dicevo, ma è qua che lentamente, nell'800, 700, 800, arriviamo al paradosso di una civiltà con millenni alle spalle e di un ritorno a condizioni che non sono le civiltà. E questa nostra donna cerca in una società maschilista, come era lei, come era un po', come purtroppo non era fino ad oggi, c'è di partito. La donna nella cultura, attenzione, ma la cultura c'è un potere, lo sappiamo tutti quanti, per cui la donna che fa cultura è molto pericolosa, chi lo deve potere non ha ancora la sua partecipazione. Oggi viviamo in un secondo, la donna ha tutti i diritti, ma non ancora la sua volontà di molti. Poi alla fine della lettura non sapete neppure voi, se trovava la piccola città. Diciamo che siamo orgogliosi, era Cannone, che ci sta, adesso che ci sono, ma non è Donna Vittoria del Valore, è Nunzio Luciano, che col suo impegno solo la dignità di questa specie generale, che non è un altamato, era semplicemente a disposizione di chi vuole riscoprire delle gente, muscoli, eccetera. E poi si diverte come lavoro, che dice ciò va in dubbio, riesce a mettere le ultime di queste cose. Certo, il mistero che dice, ma insomma, prima dice, no, c'è sta a casa, no, eccetera, eccetera, poi dice, ma non è possibile che è un dietro di contraddizione. Poi alla fine evidenzia anche la possibilità che sono vittoria in alcuni versi, vedi una similitudine, un'associazione per esempio tra la citazione, cioè di San Pazio e Leonardo, per il mio, tutti i cuori, il lettore che sono dito, per il mio, sono in dittatura, sono mio, tutto il popolo è sotto, due io, dentro la violenza, e un po' diversi di valori che rimettono, tutto si viene da sei mio, che la donna Vittoria sono parte del mio mondo attraverso me, che non ha somigliato in modo che non si conosce. Allora, questa persona, dice lui,
Gli aspetti biografici della banca di Cina, non c'è traccia, cosa sono le tracce? Le tracce di filologo le trova non nei documenti, ma le trova nella riflessione, nello studio, nel confronto. E io a una conferenza di un grande filologo, il professor Cerasuro, che ha avuto alla Mioceto, in relazione alla Casa d'Arco, ha dato un esempio di genere filologico di Pellin, sono due passi di un nuovo evento. Bene, attenzione, il filologo non è quello che sta vedendo, il filologo è uno che cerca la verità, c'è il filologo che cerca la verità, il religioso che dice c'è la verità, questa qua, ognuno la cerca la verità, ma il filologo è un lavoro, per qualcuno deve essere noioso, ma è importantissimo, perché il cerca di stabilire l'esattezza di una parola, di una frase, eccetera, e poi quelle frasi, quelle parole, nel contesto, hanno un significato, quindi contribuisca alla ricerca della verità. Io ho visto, qualcuno fa un servizio televisivo del Vaticano, dove da poche tracce su resti di papiro è stato ricostruito un messaggio di un Vangelo apocrifo, eccetera, eccetera. Nel fatto è un po' eccessivo la costruzione, però grazie alle tecniche moderne sembra che questo sia stato conosciuto. Non so se è stato un ambiente cattolico, ma spero, io mi auguro da laico, spero anche un ambiente non cattolico, proprio per determinarne la pubblicità. Io non vedo l'ora di piacere al lettore di una storia di questa cosa che si fa. La cosa, dico solo questo, leggete la cosa di Italiani non si usciamo, che è pulita, piacevole, rilassante, a me è piaciuta. Talvolta è intrigante del mistero dell'identità, come dicevamo prima. Invito che stanno a leggerlo nella presentazione dell'identità, perché tutto quello che fa presenta un po' di preistoria di antefatto illuminante, quello che è presente quello che diciamo. E nella lettura del testo della Pantoria, che ho trovato io il piacere, siamo immerso in un contesto da studenti di quel primo 800, ancora figlio, ancora fine del 700, restaurato con la forza ancora delle armi e con la caratteristica di un centro sociale in esso che è istante e pantomista. Questo non si fa, quest'altro non si fa, si fa così o si fa con l'altro. Cioè un modo di fare, indipendentemente dalla verità, dal contenuto e dalla finalità, dalla modalità, no, non c'è, si fa così. Per le donne del Stato devono vestirsi in un certo modo, la palestra di lì, magari si fa un prodotto, ma di giù, chiaramente, oppure se stava tutto, il principiato lei capiva non lo ha, per esempio. No, immaginate quel misto di pitture si colonizza anche qua dentro, sono queste, no? Usare certi belletti che l'autore si ricorda che poi un belletto ci dovrà un motivo che è un antipatico, eccetera. Un belletto è derivato dalla decretura di certe piante, li fermo qua, tra l'altro. E però se ne arriva un profumo, è una cosa che è anche vero che la chimica fa tanti miracoli. Ma allora dire questa moda, questa ironia verso questa moda, spezzando il sarcasmo. Io non ho giurato, per solo completare con una lettura per presentare un po' il ritmo, ci sarebbero da dire tante cose. Il ritmo del miracolo è appunto molto vago, a volte è un ritmo trascinante, a volte è un ritmo che ti blocca, ti ferma, molto vago, tanto vago. Però sentiamo questi video versi, poi il resto della legge urbana. Nel famoso Parigi e a valle del Parigi, un lustro intero vissuto no, ma vegetato a via, la fina dritta delle mode falceste. Invisito lo suolo, tornando ad onorare di sua presenza, trovò in ampia sala, dove raccolto era uno scuolo di cavaliere d'angolo. Ivi, fatta profonda riverenza, gli occhi intorno girando, guardando un poco le persone, puntò tre volte e cominciò cantando. Porti tutto al suo viaggio in potanci, in fiume, erba nuda, e il nuovo fiore delle stupre a propagare. Il politico, la tua legge e diritti tra lontani, e desidera nei lontani venga il geografo a parlare. Io, campione delle mode, io, se pace del buttono, non stassi giunto solo tra di voi tutti a celebrare. Qual piacere qui vedere chi nobile soggiorno tante genti a me intorno che nel pari tutti
che depari tutti morirono, che depari tutte allungano. Quell'alma dea che è nostra inamabile, dona il nuoto del suo dolce pensiero, della stabilità costante e stabile, delizia, amore dell'universo intero, sono dati, coronati, più quei saggi che agli detti tributar sapranno oggi. Benedetti, non curati, ma menati, scacciati, condannati, siano coloro che non indengono, le convendere vogliono tante novità. Chi dirà che la ceste che è vissuto in dei vini profumati e venuto di cose portentose? Senza amore, che faremo? Senza amore, che faremo? Rudi fragili, piedi selvaggi, navi non senza un filo, occhio senza progettivo. Cari amici, vi vedremo? Morte a coloro che in una volta danno le loro. Senza luce, senza decoro, chiamerei quanti mai sono in una città. Mi fermo qua perché non voglio... Io voglio solo dare un assaggio di quello che poi è tutto il disegno, tra ironia, sarcasmo, critica e soprattutto la figura e la trasposizione del concetto di una donna contro il tempo, contro il suo tempo. Grazie per l'attenzione.